No. Anna Maria, la cosa più bella dell'alternanza, cosa è stata? Innanzitutto le vittorie della tua squadra. Esatto. Dopo che hai cominciato a scrivere, ecco. No, poi mi è piaciuto proprio entrare in questo. Non pensavo proprio all'orientazione che ci fosse dietro ad un pezzo di carta alla fine, dove l'intervista. Non pensavo a tutto questo lavoro, redazione. No, è un po' stressante, sinceramente, andare avanti e indietro. Ok, io sono un po' una persona un po' pigra. Andrà avanti, però non ho fatto niente. Andrò avanti e indietro. No. Però ti è piaciuto così tanto la news? Sì, mi è piaciuto. Grazie, va bene. Allora? Per me è stata un'esperienza molto produttiva perché mi ha aiutato a conoscere cose del territorio che magari non conoscevo. Infatti io facevo parte della cultura, arte e cultura. Grazie a Lucio Esposito. Grazie a Lucio Esposito, esatto. E anche Sara Socio che ci ha accompagnato. Abbiamo avuto l'occasione di conoscere tante nuove cose e di applicare le conoscenze alle competenze scrivendo gli articoli. Grazie. Qua abbiamo tutto un progetto. Allora, ragazzi, il giudizio. Se è stato il gruppo più dolce, diciamo. Esatto. Ti è piaciuto? Sì. L'esperienza più bella, cioè abbiamo girato un po' dappertutto. Sì, è stato bello perché abbiamo comunque anche scoperto posti che non conoscevamo della penisola, comunque abitando qui. Poi assaggia la fabbrica. Abbiamo scoperto la vera tradizione. È vero. L'importanza dei prodotti locali a chilometro zero. Assolutamente. Soprattutto della qualità. Lo slow food. Diciamo tutto di più. Sì. E poi vedete, diciamo, ci sta dietro il turismo, ci sta una grossa economia anche di gastronomia, tradizione, storia, e dietro il cibo ci sta anche una grande cultura. Sì, è vero, assolutamente. E siete stati bravissimi, grazie. Quindi siete stati contenti di questa esperienza? Tantissimo. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. E ci vediamo gli altri. Allora, qua abbiamo un altro gruppetto. Com'è stata l'esperienza? Bellissima, abbiamo visto un sacco di posti nuovi, altri con occhi diversi. E scoperto cose che non sapevamo che esistessero. Bello. E lo sport deve essere stato pure Benevento. Lo sport ha Benevento, abbiamo scoperto qualcosa sull'Eccellenza e qualche altra cosa sulla Libertas. Una squadra che nessuno ha mai sentito. Non è vero! No, bravo, grande Libertas! La Caritas Sorrento si chiama. Ora siamo tutti a tifare la Libertas. Esatto. E abbiamo gli altri che si sono messi fuori.